da un presepe all'altro. Polifemo ovviamente vuole dare spazio a tutti quegli eventi natalizi fortemente legati al territorio. Qui siamo a Mottola, una serata davvero fredda, ma è il calore, la passione che riscalda i figuranti e riscalda la gente, la popolazione che si sente vicina all'evento. Siamo con una delle organizzatrici, Angela Filomena. E allora una bella partecipazione, la sfida al freddo in nome del Natale. Sì, questa manifestazione nasce appunto dalla passione per la tradizione natalizia. L'organizzatore è mio padre Angelo Filomena. Tra un po' lo sentiremo. Con la collaborazione anche dell'Associazione Canzone Mottolese e alcuni dei cittadini mottolesi che ci aiutano nella realizzazione della manifestazione, come Maria Fortunato, Renato Caro Tenuto e anche tutti gli altri cittadini mottolesi anche del centro storico, con la partecipazione anche del contributo comunale e tutti i cittadini di Mottola che ci hanno contribuito alla realizzazione. Intanto diciamo dove si snoda, dove si svolge questo presepe vivente. Questo è il centro storico di Mottola, chiamato anche Schiavonia. È un percorso che appunto attraversa il centro storico proprio nella parte centrale. Abbiamo varie postazioni, abbiamo realizzato la postazione della pescheria, della falegnameria, i braceri, che appunto vedremo più in là.